Io intanto ringrazio Tobias XIV, perché ho scritto in numeri romani, quindi lo leggerò XIV, per il follow di 4 ore fa mentre eravamo offline. Quindi Ottimo, grazie. grazie. Bellissimo nel frattempo vedere lo schermo che si sposta in tempo reale. Eh sì, No, lo perché questa schermo. schermata non era stata pensata, se ti ricordi, all'epoca Per le tavole. per le tavole, era stata pensata per avere soltanto noi, però poi alla fine, giustamente, perché rinunciare alle tavole? Un flashback selvatico. Va Perché bene. conosco chi si... In che senso? Scusa? Sono confuso. Un flashback selvatico, sono confuso. Sì, Sono confuso e sono confuso perplesso. anche io. Va bene, ok. Allora, ragazzi, ragazze, via discorrendo. Oggi andiamo dal volume 11 al volume 15 per chi eventualmente non ci avesse seguito prima. Quindi, se non siete in pari, sappiate che è spoiler questa live per voi. Se siete in pari, godetevela perché ciccia, stasera si esplode. Martina, facciamo un pochettino come le volte scorse, lasciamo un attimino parlare Angelo, vediamo un po' come. Ma adesso io lo volevo solo sentir parlare lui. Esatto. No, Bruce, non hanno avuto ragione d'essere perché Okubo è uno stronzo e mi sono riletto il capitolo dell'assassinio prima di, cioè dopo che sono arrivato al Quantum Realm, ho scoperto chi era stato. Mi sono riletto il capitolo dell'assassino e non c'era un indizio sul fatto che fosse quel personaggio, e tutto quel gioco della sigaretta serviva solo a depistarti, sostanzialmente era la ringa rossa sventolata in faccia al lettore perché dovevi È interpretare. vero che l'altra volta avevi fatto già delle teorie. Sì, infatti, Angelo Dall'11 stava. al 15, dal volume 11 al volume 15. Quindi andiamo dall'assassino alla scoperta dell'assassino, letteralmente, cioè siamo proprio su quel range lì, con Sì, infatti. tantissime botte in mezzo. Quindi niente, io ho pensato, ah, Stain, sì, troppo ovvio, ok, magari fanno il colpo di scena ed è il nostro Death Sight che ha la Madness, ma non lo dimostra perché magari si manifesta in modi diversi sulle Death Sight, avevo pensato un po' di cose, un cazzo! L'unica cosa che abbiamo scoperto è che appunto se ti cambi le cuffiette, se sei troppo religioso, finisci per ammazzare la gente, quindi... No, si scherza, però niente. Sì, quel fatto, quel dettaglio di Justin che cambia la forma delle cuffiette con i 3 occhi del Kishin Ragazzi, è perfetto. è... Manca ancora la dinamica, non so se lo spiegherà mai perché manca un pochino sapere alcune cose di come è andata, perché da un Ah, lato del i mercenari perché? Non è che te lo spiega, cioè non te lo spiegheranno mai dettagliatamente, però ti dicono che il personaggio che hanno eliminato avrebbe scoperto tutto subito. Cioè, praticamente lui era diventato Esatto. era già prima la wild card perché poteva tranquillamente scoprire la Sì. verità se avesse indagato, infatti lo stava facendo. Ma per di più, lui in quel momento aveva raggiunto un potere che nessuno aveva raggiunto prima. Medusa, infatti, Esatto. lì ti pone, tra l'altro, anche lì ti pone. No, Guarda. lui, rileggendomi il capitolo, dice che avverte 7 presenze. Ed effettivamente c'è poi il giochino con la ragazza che è studentessa della scuola, ma in realtà è una strega, quindi rientra nel computo di quelle che, cioè, effettivamente non facevano tornare i numeri neanche a Telettore, neanche a chi era dentro la storia, no? Cioè, lui diceva, ma sette, cioè, e tu gli dicevi, come sette? Dove sette? Perché sette? Perché il topo conta come uno e la rana conta come due, però erano infiltrati, però così, però colà. Quindi c'era Io una ti cosa un po'. dico, quando fanno vedere lei che è una strega, che fino a quel momento era il personaggio da parete che non avevi considerato nemmeno di Striscio, ti dici, cavolo, ma questo è un genio! No, ma poi Cioè. anche se ti ricordi, Angelo, ti abbiamo stuzzicato nella scorsa live con. T'avevo messo la tavola di lei che utilizzava la scopa. Cioè, che usava la Ma scopa, infatti che te lo usava. sbatto in faccia, te lo sbatto in faccia, mi sono sentito Infatti un tu fai, lei sembra una poverino. strega, Cioè, sono io. c'è lui allarma, lei allarma che imita sostanzialmente la classica strega con la scopa, però tu stai lì e dici, vabbè, normale, è un'arma qualsiasi. Ma poi cos'è? Nella città di Halloween, dove tutti hanno cose un po' strane, le falci, le cose, la Esattamente. morte, te l'aspetti, però minchia, te lo sbatti in faccia e ti fa sentire un cretino.
perché non ci sono arrivato subito, nel senso, ho studiato, ho detto scusa, ma era così evidente. Dici? No, io mi sono un po' perso. Nel senso, dicevo io che mi sono sentito stupido, riprendendo il discorso di prima, mi sono sentito stupido per il fatto di non aver capito che Kim fosse una strega quando era così evidente. Giustamente, però, effettivamente, come Bruce faceva notare nel commento pre-crash, ti fanno vedere dopo che comunque è una strega completamente sui generis, visto che appunto è una strega tanuki e quindi ha una magia positiva, no? Che non attinge da questo pozzo di energia distruttiva e per di più è in grado anche di essere una maester. Quindi ha queste due nature in sé. E io mi ero preso degli appunti per stasera che ho sul telefono sul fatto che secondo me da qua potesse nascere un discorso che per ora è accennato, non so che piega prenderà dopo. Comunque da qua potesse nascere un discorso su, diciamo, accettazione del diverso, razzismo e cose così, per farti capire che potenzialmente streghe e altre creature potrebbero convivere fra di loro. Il problema è che c'è alla base una società dove sì, le streghe vogliono distruggere tutto per una specie di istinto, ma dall'altra parte non c'è nessuno che le aiuta, ma anzi le insegue, le ammazza e dà le anime in pasto a dei ragazzini per farli diventare delle armi mortali. Perché l'antefatto dell'over è quello alla fine. Quindi sono curioso di capire. Come dicono anche nei commenti, ti ritirano fuori il discorso di Angela. Sì, perché infatti, effettivamente anche lei è così. Quindi sì, lei gli fanno capire che è una specie di roba che se si incazza può tirare giù tutto. No, non so cosa può fare questa piccola creatura, ma mi sa molto di classica cosa shonen del piccolina, ma sono fortissima. Quindi niente. Non ti diciamo nulla, però la realtà dei fatti è che qui c'è meno cliché di quel che sembra. È tutto propedeutico a una cosa che potresti aver preso come potresti non aver preso. Ciò però non toglie che sì, qui il focus sulle streghe inizia a diventare bello peso, bello carico, bello in questi volumi. C'è... Ok, c'è ciccia... Sì. C'è sostanzialmente un botto di ciccia intorno alle streghe, già da prima con Arachne, ma adesso... Tant'è che per l'appunto c'è tutta quanta la vicenda di questi 5 volumi, li abbiamo scelti appositamente perché ruotano totalmente intorno all'assalto al castello di Arachne e sono stupendi. In tal proposito io prendo e rimetto... Tra l'altro è molto divertente, sto notando adesso, nel Crash, StreamYard ovviamente... Non ha preso, no, StreamYard OBS, non ha preso i cambi che avevo fatto ai movimenti del... Ma aveva salvato. Esatto, non li ha salvati. Quindi adesso... dobbiamo di nuovo muovere il nostro... Adesso li muovo, adesso muovo e praticamente crashiamo da cavolo, spero di no, cazzo. No, non lo dire. Angelo, cioè... Se crashiamo di nuovo è probabile che io non avrò più un PC per streamare dopo. No, Allora. Allora, sono in ordine di qualcosa... Sono in ordine dal volume 11 al volume 15. Questa è la primissima che ho preso, che praticamente appena scoprono della morte del Meister e sostanzialmente a Stain e a Mary viene detto di telare. Che io francamente lì ho apprezzato, perché per quanto ti dà, come detto, la Ringa Rossa, per quanto ti dà l'indizio, tu hai comunque il dubbio. Loro ti vengono rappresentati come super positivi, molto legati, però il dubbio permane. Cioè ti resta l'idea che effettivamente questi qua spariscono e magari vedi tornare Stain senza Mary perché lui è effettivamente impazzito e ammazza anche lei, o qualcosa del genere. Allora, sai cos'è? Che lo stesso Stain è insicuro di se stesso perché sa che sta cedendo alla follia. Sì. E non è sicuro di... No, cioè, non è sicuro di non essere stato lui. Il punto è che ovviamente avendo fiducia nella persona lo lasciano... Cioè, questo è un risvolto un po', diciamo, classico di questo tipo di dinamiche, da giallo, no? da indagini e cose così. Ah sì, non ti imprigiono, ti lascio andare, così tu puoi condurre un'indagine diversa che non posso condurre e scovare magari il colpevole con altri metodi che non possiamo usare. È un risvolto classico dei gialli, ma è usato in maniera intelligente. Quello che ho notato però è che tipo le indagini da quel punto di vista vengono completamente abbandonate dalla scuola. Cioè,
siccome Shinigami sa che Stain è andato a fare i fatti suoi, lascia completamente a lui la cosa e non c'è più nessuno che indaga su questo omicidio dentro la scuola. Perché cioè un pochino ti viene spiegato dopo perché loro hanno già dei sospetti. Sì. E se fosse stato qualcosa della scuola sarebbe stato ancora più grave la cosa. Cioè c'era già il sospetto che fosse qualcuno di loro, però i sospetti in quel momento ricadevano su Stain. Quindi esatto. C'era un po' la problematica. Bruce dice la scuola se ne lava le mani fino a una certa, cioè fondamentalmente quello che ti vogliono comunicare è il fatto che c'è da un lato una grande fiducia non solo in Stain ma dall'altro anche nelle capacità della scuola stessa, perché se poi effettivamente Stain fosse quello che è, in un certo senso loro hanno la fiducia che comunque se la sfangano perché il gruppo è quello che è, e soprattutto c'è sempre la minaccia del Kishin che andando avanti in questi volumi torna ad essere un pochettino più presente, perché per l'appunto... Quindi, sì, non è neanche la minaccia del Kishin, ma la follia. Ragazzi. Questa tavola che ho preso l'ho presa unicamente perché volevo inserire molte delle tavole specifico che ho messo stasera, Martina e Angelo, questi personaggi. Le ho prese perché sostanzialmente non magari sono straordinarie, ma per il semplice motivo di dimostrare come Ukubo riesca a restare sempre col suo stile, certamente, ma cambiare, ovviamente, gli strumenti che utilizza. Quindi, che ne so, cambiare il patteggio, cambiare il pennino, cambiare il... Cioè, cambia un botto di cose, sì, restando sempre lui. E qui, per esempio, c'è inquadratura che alla fine dei conti, questo tipo di inquadrature sono molto sue. Però, per dire, un modo in cui ha disegnato in questo momento Ox già è differente da altre volte, da altre tavole in cui ha disegnato personaggi simili. Poi... Ox, altro personaggio che prende un corpo e una psicologia in questi capitoli che... Sì, no, sì. Questi volumi dimostrano come Ukubo sia un autore in grado di gestire per bene un combattimento di massa con più fronti, portandoli avanti tutti, portandoli avanti bene in maniera visiva e narrativa e sviluppando tutti i personaggi... tutti in modi sensati, tutti in modi coerenti, senza fare 8 cambi di fronte in 15 pagine e neanche in 40, perché al massimo fa 2 cambi di fronte, quindi 3 fronti totali al massimo in un capitolo, e riuscendo peraltro a gestire perfettamente i tempi, perché non è che esaurisce tutti i combattimenti, lascia e prende, ma lascia e prende come si deve. Sì. Vuoi anche, perché quando hai capitoli di 40 pagine, ti puoi permettere dei ritmi diversi, ma non ho percepito per un secondo in... 5 volumi effettivi che ho letto degli allungamenti, cioè erano dei tempi giusti per il tipo di operazione, per la quantità e l'importanza dei personaggi coinvolti. Anzi, vi dirò di più, non mi aspettavo un tale sviluppo sui secondari, non mi aspettavo un tale sviluppo su tutti i secondari, anzi mi aspettavo molto meno su di loro, onestamente. Ma il bello effettivamente di questa parte, perché paradossalmente poi i secondari importanti sono loro e l'altra ragazza strega, adesso non... Adesso, ragazzi, intanto ragazzi vi sposto un pochettino le tavole. Comunque, la cosa simpatica è che mentre spesso e volentieri molti shonen classici partano con il cast enorme di PG e poi si ritrovino per forza di cose a dover concentrare le vicende su un gruppo più piccolo, a mio avviso anche giustamente, perché se il protagonista è quello, i protagonisti più importanti sono quei 2 o 3, nessuno ti obbliga a dover portare avanti 15 personaggi tutti insieme, cioè è impossibile che tutti possano essere interessanti. Fondamentalmente qui invece lui parte con un gruppo molto ristretto, cioè quelli là che ti ha presentato nei primissimi 3 capitoli. Poi giustamente quando le vicende richiedono un numero maggiore di personaggi, ti introduce meglio quelli che già avevi visto prima, perché comunque Ox e gli altri li avevi già visti, ma erano delle comparse, erano sullo sfondo. Erano per dire, ok, in classe ci sono altri personaggi che non sono dei PNG. Esattamente, quindi da quel punto di vista GG, è ovvio che per dire il ragazzo con i pugni nelle mani, mi dimentico sempre il nome, qui ha un po' meno sviluppo rispetto appunto a un Ox e una Kim, che anche per un discorso di coppie, eccetera, vengono sviluppati... L'uomo con i pugni di ferro. Vabbè, l'uomo con i pugni. È l'amore che fa crescere i personaggi. No, comunque ho visto la tavola che hai messo, e... no, vabbè, bellissima, però qui non dico nulla perché c'erano delle considerazioni su questa roba degli ambienti che poi magari farò su Instagram, perché
c'è un discorso di narrare un ambiente inchiostrandolo in maniera diversa. Per ogni santo ambiente ha un'inchiostrazione diversa. Sì. La fabbrica okay, in un modo, la foresta in un altro. Va bene, dai, conserviamo. Però, prendessi in considerazione il clown invece. Ecco. Il clown ci voglio arrivare dopo invece. Vabbè, ci arrivi adesso perché prende la tavola dopo. Io anche perché è quello il combattimento. Io quello dell'ambiente l'ho presa proprio perché effettivamente era da notare come Okubo si preoccupi sempre di fare degli ambienti interessanti, che poi magari non risultino con una geografia specifica, no? Perché per dire, di sta piccola cittadina non è che capisci un cazzo. Però è anche volutamente che non capisci nulla della geografia del posto. Quindi, però leggi i commenti. Ciao Cristo, cazzo. Un Torres allo stato brado. E intanto mi prendete il gioco. Torres allo stato brado, una foto di... Guarda, ma sul gruppo Telegram abbiamo fatto il comando che fa comparire la scena in cui il clown se si toglie il naso rosso gli ricresce, quindi... il meme è già stato acchittato, perfetto. Pronto per voi e per l'uso per chiunque sia su Telegram. Allora, io qui non so voi, io ho un discorso molto easy peasy, semplice, diretto. Io adoro che Okubo abbia deciso di rappresentare il ritorno della follia, perché la follia fino a quel momento c'era, ma andava a influenzare altri personaggi, altri meccanismi preesistenti del mondo narrativo. Per dire, il golem non è una cosa che è nata dalla follia, è una cosa che è stata influenzata. Il fatto che lui, per rappresentarti la follia, prenda un clown e quindi crei quello che, per dire, ti aveva già fatto ti avevano già fatto in passato grandi nomi come It, no? Che quindi ti prende il clown e te lo trasforma in qualcosa di orrorifico, caotico, che è tutto il contrario di quello che un clown dovrebbe essere, cioè qualcosa di divertente, e che è un'interpretazione con la quale concordo, perché i clown sono terrorizzanti, sono terribili. Sì, a me hanno sempre terrorizzato e messo tristezza, però... Sì, cioè, voglio dire, io avrei paura dei bambini che non si spaventano dei clown, più che dei clown stessi. Deve essere una foto da qualche parte di un clown che mi aveva preso su uno spettacolo, cioè che è l'incubo peggiore di ogni bambino, e ovviamente si è realizzato per me. E ci deve essere una foto in cui appunto ci sono io tipo nella tristezza più generale, ma vabbè. Comunque, per quello che mi piace di questo clown è, oltre il design che sembrano interiora intrecciate, cioè sembrano gli organi umani presi e strizzati, il tratto sui contorni è stupendo, fare questi contorni tutti continui ma comunque con degli svolazzi. È bello il fatto che cambia questo aspetto proprio mentre stanno combattendo, cioè... Anche. All'inizio non è così lui e lo vedi appunto. Guarda, lasciamo perdere Robin Williams, è l'eccezione che ma la regola, e anche lui sotto sotto poteva essere un po' inquietante, però. I clown sono tutti creepy, nonostante io nella vita sia diventata un clown con quello che faccio, però... No, però no, ripeto. Leggevo che comunque in Italia prendono più o meno sui 13.000 euro e passa i clown, esatto. Io vorrei sapere dove sono i miei soldi. Non male. Comunque, questa è la tavola, ragazzi, per chi se lo chiedesse, che abbiamo messo come comando di Torres in chat. È questa. E anche qui, presa banalmente perché da capo, tutto quello che è di questo clown, che è della follia, è disturbante ed è destabilizzante. Sì. E la cosa più divertente, più bella, è che è destabilizzante per Maka, ma è destabilizzante anche per te. Perché arrivati, adesso io e Martina sappiamo già come funziona la follia, sappiamo già tutto fino all'ultimo volume, però per dire, per un angelo che non sai come funziona la follia, stai leggendo un manga shonen, quindi ti aspetti eventualmente le botte ignoranti, che effettivamente ci sono, però quello che è l'effetto del villain numero uno, del grande nemico alle spalle di tutto, ti aspetti che sia qualcosa di consono, e invece è il caos. Sai cos'è? Io voglio fare una domanda ad Angelo poi. Vai. Ma Angelo, secondo te questa sfida con il clown era tanto per far vedere che se le davano o ha qualcosa di importante? No, perché il clown dice che lui è follia materializzata. Quella cosa mi ha tiltato, ho detto aspetta, in che senso? Poi abbiamo visto che lo fa anche Arachnofobia, peraltro ci sono due citazioni a Hit, la prima è questa,
la seconda è aracnofobia. Aracnofobia, quando si trasforma, è una cosa nera con quattro cose luminose. Senza fare, spoileriamo It era un ragno, letteralmente. Quindi, cioè... It è il male dell'universo incarnato in un'entità che prende una forma e che può essere portata fuori dalla Terra, ma fa comunque parte di un macrocosmo esterno gigantesco. Però effettivamente a me quella è sembrata la citazione ai pozzi di It, quella cosa di aracnofobia. Sì. Che effettivamente il concetto è molto simile, basta che non escono tartarughe cosmiche, va tutto bene. Però mi chiedevo, secondo te, appunto, lo rivediamo quindi questo qua? Si rivede nel volume 15 assieme a Justin e tutti i ragazzetti, i ragazzoni lì, diciamo, i residui di aracnofobia assieme a Aegon. Però il punto è che la cosa che mi stava tiltando è che mi sembra di vedere che la follia prende direzioni completamente diverse. Cioè, è strano perché la follia di aracnofobia è morale, è quella che ti corrompe la mente, ti fa saltare i principi morali e ti fa diventare la parte peggiore di te. Quella di Stain è un po' più sottile, è un po' più classica quella che prende lui, però la sua deriva da Medusa. La follia di Soul è ancora diversa e si manifesta in un modo ancora diverso, perché è la tentazione verso il potere e non c'entra la moralità, e si manifesta quindi in modi diversi, ma la sua è ancora di origine diversa perché è dovuta al sangue nero. E la follia di Clown è una cosa diversa ancora, perché sembra quasi che il male del luogo, per come Clown si descrive, lui è la follia che c'è in quel luogo, in questa fabbrica infernale che sembra uscita veramente, sembra la fabbrica del Baobao versione ancora più horror, abbia preso forma in questa entità. Per quanto, per come ho visto che funziona in aracnofobia, in teoria se lui è diventato Madness incarnata, forse prima era un umano. Cioè, aracnofobia ha fatto il salto, ha dato via il suo corpo ed è diventata follia. Se Clown funziona allo stesso modo, magari anche lui era qualcosa, ha tolto il suo corpo ed è diventato follia. Però non lo so, mi sembra che è come se si ramifichi e che funzioni in tanti modi diversi. Io non ti dico niente, ma no. Con questo Clown ci sarà uno degli scontri che adoro di più, e lo vedrai nei prossimi volumi. Ne riparliamo nei prossimi volumi, Angelo, ma c'è uno degli scontri più belli che... Vabbè, non sì. Ti dico nulla. Non ti diciamo neanche niente sulla questione follie differenti che prendono direzioni differenti, cose del genere. Potrebbe essere come potrebbe non essere, non sappiamo. Però al di là di tutto, questo per quanto riguarda i capitoli attuali, ripeto, questi sono veramente impattanti. Cioè, il punto è sì. Questo. Tra le altre cose, in quei capitoli, l'impressione è che Okubo veramente stia facendo una speed killer per prendere tempo. Perché se vi ricordate, all'inizio la missione parte come... ciccia, cioè come il ah vabbè ok sono successi i casini, facciamoli distrarre, e invece all'improvviso ci si ritrova da capo nella trama cicciona immediatamente, anzi la trama ancora più cicciona di prima, perché prima stavi andando dietro ad Aracne e a Medusa e ora ti ritrovi con una manifestazione direttamente della follia del Kishin. Tant'è che per l'appunto ho voluto prendere questa tavola da capo, perché il fumetto non è soltanto narrazione a parole ma è narrazione per immagini, e qui porca la miseria, è stupendo. Cioè, io sì. Questa cosa l'ho amata. Una pagina intera per rappresentarti la caduta, tra molte parentesi, nella follia, nella disperazione di Maka, con una griglia fatta come si deve, che ti dimostra sopra tutta quanta la follia, perché è totalmente spezzettata come... in maniera nonsense, perché in maniera nonsense. Totalmente nera, perché la mente di Maka non riesce a pensare a niente, finché per l'appunto... non gli arriva Soul. Questa tavola io l'ho adorata, anche perché tra l'altro qui invece, tornando nel discorso, 40 pagine te lo puoi permettere, magari in un fumetto di 20 pagine, in un fumetto settimanale di 20 pagine magari non la sprechi un'intera pagina così, per quanto sicuramente ci saranno altre occasioni che mi sono scordato, però questa l'ho trovata superlativa. Questo qua della caduta nella follia, l'idea delle pagine nere, te lo dico per te, Angelo, perché potremmo fare proprio un confronto nelle ultime live di quante volte appariranno queste pagine nere da adesso in poi. Sì, ma sai cos'è? È una codifica. Allora, io ho già notato che in questi volumi lui è impazzito con le codifiche visive. Sì. E sì. Ha messo, cioè, con i power-up e con le cose, ha messo una codifica visiva per ogni
tipo di power up diverso dei personaggi, ha fatto delle codifiche differenti, una per Black Star, una per il power up di Maka e cose così. Ma questa cosa è talmente forte che quando l'ho vista ho detto, aspetta, questa cosa ho detto non è, secondo me, quello che mi sono detto è questa qua non è solo una scelta del momento per risparmiare una pagina. Questa cosa secondo me è una codifica, cioè secondo me vuole dirmi qualcosa e vuole indicare un qualcosa di preciso, perché cioè sì, ok, sull'immediato ti fa risparmiare una pagina perché di fatto ne disegni solo l'ultimo terzo, no? Però è troppo forte come cosa, come sono molto forti anche altre tavole che hanno poi delle codifiche visive precise, tipo la marionetta ha un tipo di tratteggio dentro che poi viene ripreso quando Arachnofobia fa l'attacco mentale agli stronzoli che vengono attaccati e seppur non diventano marionette, comunque assumono un aspetto con lo stesso identico tipo di tratteggio. Tant'è che quella tavola l'ho presa. Però per dirti, cioè, a livello anche di utilizzare il tempo, lì per me è relativa la cosa, perché nel senso, sì, hai soltanto dovuto disegnare gli ultimi 4 vignette, però intanto ti sei dovuto immaginare come fare tutta quanta quella pagina. Ora, possiamo voler credere che sei il genio sceso dal cielo che ci ha pensato in 5 secondi, o che sei così stronzo che ci hai pensato in 5 secondi sul cesso e hai deciso di riportare la roba sulle pagine. Non sapremo mai qual è la verità, però nell'ottica realistica del mondo, dubito che ci abbia pensato 5 minuti. Ho un'idea, aspetta. Adesso apro la nostra stessa live con il mio telefono, sperando di aver tolto il volume, e visto che ho una madonna di punti canale, ti faccio parlare in via, sì, ti faccio parlare di Arachnofobia nel suo aspetto finale, quindi fammi una recensione dell'aspetto visivo finale di Arachnofobia, grazie, ho pagato con i punti canale, accontentami. Io la tavola l'ho anche presa, facciamo così, ci vado perché l'ho presa. Bravo! Ci vado, però io ve lo dico, è terrificante. Allora, io già da ragazzino avevo una grande paura dei ragni, non che sia aumentata nel corso del tempo, però mi disgustano. Cioè, per farvi capire... No, che cazzo. Ragazzi, hai fatto vedere dopo Moschito, raga, la prima volta che io ho letto quella parte mentre ci sta andando. No, comunque stavo dicendo, allora, questa è la forma proprio finale, che è questa, ok? Cioè, io ero profondamente disgustato. Questa è una delle mie tavole preferite. Questa è stupenda. Qua Arachne che sbrocca completamente, te la vedi sempre tipo, non si scompone, perfetta, così, qua sbrocca completamente. È perfetta, l'adoro. Lì poi è figo perché comunque alla fine dei conti noti come di base il personaggio cervellotico eccetera eccetera, come al solito quando poi ti trovi di fronte a quello che te la sta per mettere nel culo a sto giro Maka, devi reagire, quindi anche se sei la regina dei sussurri, anche se sei il personaggio che è un vogliamo parlare del fatto che non vedi la somiglianza con Medusa, pur essendo sorelle loro, come cosa, finché lei non si arrabbia. Cioè, perché nel momento in cui si arrabbia, lei ha la bocca tutta sfatta col ghigno, col sorriso, la ragnatela, cioè, bellissimo. Mm. Comunque, qui adesso è la pagina dove teoricamente è composta da tutti i ragni. Sì. Ok, quindi faccio soltanto questo piccolo ultimo excursus. Cioè, io questa pagina... Vabbè, togliamola. È efficacissima in realtà la costruzione con la tavola precedente, dove avanzano... E c'è quel porello con i pugni nelle mani che descrive talmente bene quello che sta provando che anch'io ho avuto un modo di... Madonna, sì, i ragni nella testa... Fa schifo, quindi per l'appunto, se devo dargli un voto in ragnosità è un 10 perché ragnosità al 100%. Voto nel senso che non voglio mai più vedere nella vita una cosa del genere... stiamo parlando di Okubo che gli è venuta questa grandiosa idea di fare una roba del genere, cos'era nel 2011-2012, e 10 anni dopo neanche lui si è detto faccio un intero capitolo con delle fotografie in performance. Sì, vabbè, quando ma quello è uno dei due spoiler che ho su Fire Force
E lo spoiler è che sai che è contestualizzato, cioè nel senso che non è una cacata, Sì, cioè ma all'interno della io trama fra funziona. aspetto sta terza stagione animata solo per vedere quella parte. Cioè proprio Io non so come cazzo la faranno. datemi. Comunque, dai, Esatto. No, beh, comunque torniamo a noi, vai. tornando indietro, altra cosa che ho messo da capo sulla questione del clown, il fatto che lui ti prenda l'anima e ti faccia la sorpresa a molla, che apro e chiudo parentesi, spero che nessuno di voi regali mai un gioco del genere a un proprio nipotino o qualcosa del genere, perché se no crescete un serial killer. Diciamocelo. Io potrei farlo. Io Cavolo. questa cosa non l'ho, cioè non l'ho capita, nel senso che ho detto: aspetta, effettivamente cioè, ha senso che non possono prendergli l'anima, perché se è Madness incarnata, cioè non torna con Arachnofobia, perché Arachnofobia ce l'ha l'anima, però se lui magari non era umano ed è solamente effettivamente la follia, la malignità di quel luogo in una forma da clown, ci sta che non abbia un'anima, quindi non gli puoi prendere un'anima, ha solo fatto lo scherzone per poi scomparire e dire ci si vede, ciao, alla prossima, bella raga, infatti poi ricompare a fine volume, Che quindi fra l'altro per un cioè tu immagina, tu ti lo sei letto perché ci sono i volumi e ci sono tutti e tu dici vado avanti, vediamo che succede. Tu immagina quando dovevano uscire ogni pensieri. tot e te avevi fatto sto combattimento per nulla perché c'è questo che alla fine letteralmente li percuole, fa That's all folks e se ne va e fai Io infatti quando arriviamo al volume 15 poi devo capire una cosa, perché in teoria il Soul dovrebbe aver finito, ma vabbè, ok. Ecco, boh. Okay. Allora, poi, in tal proposito, andiamo avanti. Torniamo a raccontare lo stile di Okubo, non soltanto visivamente, perché ci siamo concentrati molto su quello adesso, più che giustamente, ma anche nel Scena è modo in anche stata cui... animata. Dai, cioè, soprattutto nel modo in cui interpalla Almeno. cose serie con cazzate, perché questa cosa è importantissima, cioè l'equilibrio che lui ha fra serietà e fesserie è un equilibrio molto precario ma funzionale, che è costante, che è una chiave di lettura di tutto quanto il manga, che sarà estremamente utile per il finale, questa cosa lo diciamo per Angelo, ma per chi ci sta seguendo e su Twitter già lo Sì. conosce, lo capisce. Cioè qui hai Shinigami che sta battando con Medusa, la prima cosa che fa è dargli uno Shinigami Chop, cioè, rendendola veramente, Ma prendendola la per una miglior scena bambina. resta lui che dopo la prende su e c'è il padre di Maka, Sì, le sì, quella era, aveva qualche cosa, ecco, detto, evitiamo che sai mai Twitch, signor Twitch poi se la prende. buttò di le spumose come le ha fatto. Ci dissociamo, No, Twitch, scusa. vabbè, cioè, quella scena ho detto, ma Shinigami, che cazzo, cioè, ma quella è la tua arma, Shinigami, ma trasformalo in falce, sbattilo, non so, contro la Ma roccia per il una punto per questo cinquantina dico. di Però volte, Angelo, devi magari. ricordare una cosa. C'è la bambina di mezzo. Tra l'altro. Sì, lo so. No, 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 parlo di Death Sight, parlo del padre di Maka, dico, cioè, Shinigami Chop, tipo Bonk lo doveva fare a lui, quando si mette a parlare della Ah, bambina in vabbè, forma però, di cioè, a zucca. prescindere, il senso è la leggerezza con la quale i capoccia di Soul Eater prendono queste questioni è molto rappresentativa. Cioè, è proprio una cosa bella di Soul Eater, perché fin dall'inizio hai questo equilibrio incredibile fra una serietà mostruosa, robe creepy da Sì. fare paura, poi però ti ritrovi con Shinigami che tratta con il villain che ha distrutto praticamente la tranquillità del mondo e la tratta così. Con E si diffidenza, tranne salutano. con un... Mostrano più la bambina che Medusa ha liberato impossessandosi del corpo di Arachne? Ma sono quello. Comunque, andando da nuovo Io avanti, ho qui... paura che gli possono essere rimaste tracce dentro e inizia a storcere male, a fare del male a sua madre, non lo so, povera donna. Non lo sappiamo. Dicevo, qui sono tornato sempre in questa tavola, ragazzi, l'ho preso semplicemente per tornare sul discorso di come Okubo cambi in Madonna, base a chi vuole scritto, ho disegnato rappresentare. così. Cioè, qui con Moschito è stupendo. Cioè, veramente, dai, tralasciando il cartunesco delle fisionomie, che quindi tu vedi queste cinque vignette e dici sempre che Okubo, però, punteggio, l'equilibrio bianchi e neri, eccetera. Cioè, tu vedi la prima vignetta, ti sembra che abbia detto a un esterno, senti, me la disegni tu e le altre quattro vignette le Sì. faccio io.
Cioè, sta cosa è fuori di testa, è bellissima. È bellissimo come il tratteggio ti cambia, perché negli altri normalmente lo usa poco il tratteggio lui. Ogni volta che usa il tratteggio, e sono sempre queste cose che diventano un po' più cupe, un po' più orrorifiche, un po' più cariche. Per E quindi è forza. bellissimo questo uso che fa della tecnica alla fine. E mi piace un sacco. Anche perché Qui Mosquito, la nel fa momento in cui apposta. non è grosso, cioè quando è piccolo, paradossalmente, per quel poco che sappiamo tutti e tre di character design, eccetera, cioè Mosquito è tutto tondo. T Sì. tutto tondo non dovrebbe Però dirti pericolo, cioè è il cono, vabbè, è un cono, è smussato. no, ma cioè, ha proprio l'aspetto di quello che dovrebbe sembrare una zanzara, perché è un moschito, ok? E gliel'ha dato in questo modo così cartunesco, cioè, sembra quasi che faccia ridere, e te dici, che carino! Poi Sì. E non... poi ti fa quelle vignette creepy. Vignette Esatto. creepy come questa. Da capo si ritorna al discorso del hai 40 pagine. Ah, hai fatto questa per risparmiare tempo. Perché questo era un passaggio, se vi ricordate, da una scena all'altra, con praticamente Medusa nel mezzo. E c'è Sì. questa intera pagina con le frecce di Medusa. Che vabbè, tralasciando che penso che questa pagina possa essere un incubo per qualsiasi tipo di stamperia che dice come cazzo la Ma faccio a questa pagina senza. parte questo, cioè, non, la cosa bellissima qui che si vede, fra l'altro, di Medusa, che oltre al fatto mi unisco perché ho degli interessi, poi lei sparisce mentre sono dentro al castello, non si sa dove sia finita. C'è questa situazione che ti approfondiscono anche Medusa. C'è il rapporto con la sorella, perché lei dice un sacco di cose di più della sorella mentre loro stanno andando dentro. Si vede quando parlano, cioè veramente ha fatto un lavorone come cosa. Sì, il momento in Più sì, che altro, effettivamente. a parte che Medusa riesce un attimo a fare un outsmart a tutti. E questa cosa era prevedibile. Io ho detto ok, Dai, sì. finirà che in qualche modo Medusa se la scampa e prende per il culo tutti e va bene. Peraltro, nonostante, no, il piano di backup con il colpo di scena più strano di questi volumi, che è la scimmia col tizio e la scimmia è il Meister. E io ho detto, o cubo, porca miseria, ma tu ti fai di droghe. C'è un tizio che sembra un precursore di Five Nights at Freddy's che diventa uno specchio di una divinità azteca per essere controllato da una Sì. scimmia che ha una maglietta a mezze maniche con su scritto scimmia. Ragazzi, è geniale questo. Sì, ma Quando capisci, mi da io capo l'avessi è la prima volta, c'ero lì. cioè, da capo è perché tu sei in Ok. questo mondo narrativo che tu vedi quella cosa e fai seems legit, ok? Ci sto. Ma perché dici? Io sono detto, sono cretino. Io ho detto, ah, vabbè, la scimmia sarà qualche arma. Magari diventa una banana, avevo pensato. No! Che Fra l'altro, cazzo! te la spaccia, ti spacciano la cosa della serie. Adesso mandiamo in campo i pezzi da 90. I nostri signori, c'è una Mandano i tuoi scimmia. rimpeccioliti. Questo dimostra che Monke è maggiore human e che i meme sono veri. I meme che vanno di moda adesso sulle scimmie erano veri tipo Ma 15 anni fa, Okubo perché era Okubo. precursore dei meme, capisci? Madonna, Okubo lo Okubo. sappiamo che è avanti anni luce per sta Ma roba. per dire, a proposito Esatto. di meme, questa cosa mi ha ricordato. Io ho preso questa pagina perché allora, tralasciando il fatto che c'è il vizio, perché in questi 15, in questi 5 volumi. Due volte lo fa, cinque volumi, due volte fai il meme della gente che viene presa sui coglioni. Ma mi ha ricordato How I Met Your Mother, quando c'è il funerale del padre di... Oddio, mi sta mancando il nome. Avete presente, no? L'avvocato. Nisba. Oddio, com'è possibile? Eriksen, ma non mi ricordo il cazzo di il nome. Vabbè, quando c'è il funerale del padre, e quindi ci sono Barney e Ted che devono sollevarlo di murale, e Barney, come pensata, fa, facciamogli vedere il video di scimmie che colpiscono nelle palle le persone. E sta roba era negli anni 2006, 7, 8. Okubo da capo faceva ste cose già prima. Che è il meme stupido, è la comicità Marshall, stupida. grazie, se no ci pensavo tutta la sera. Marshall, ecco. Cioè, è la comicità stupida, però. Io sono sempre con le cuffie che non capisce. Cioè, vabbè, se. Madonna, sì, che la scimmia parla tipo. E quello là inizia a ridere, tipo come se avesse fatto le
le battute pervertite, le battute black humor, e fa non lo possiamo dire, non lo possiamo dire, ci sono ragazzini, non guarda che King, perché... guardalo lì, guardate lì Black Star che King. Ma poi che vignette, praticamente le vignette che ha fatto Gashi quando non gli va di lavorare sono le vignette che fa Okubo non quando non gli va di lavorare, ma quando le vuole riempire diversi scimmieschi che quindi non servono a un cazzo se non a farti dire ok che sta succedendo. Fantastica questa cosa. Comunque, dai, andando in ordine, per l'appunto, volume, lo dice pure, Soul Eater 12 End, fine volume 12, arriva... Ragazzi, allora, io non dico, cioè, nella chat prima si erano un attimo scatenati. Sì, raga, stiamo per parlare di Mifune, di Black Star, bellissimo quel combattimento. A mio parere ce n'è uno migliore, ma non posso dirlo perché Angelo concordo. Non è in pari. Concordo, allora, io specifico, a livello di tavole... probabilmente preferisco questo, però a livello tematiche tutte, quello che intende Martina... Ti dico uno sott'acqua, ma non dico altro. Questo qui comunque è meraviglioso, cioè, anche qui si va, qui in questo scontro Okubo dice perfetto, quanti stili volete? La risposta yes, prende e va, già con questa prima tavola, che tra le altre cose, delle tavole che ho preso dopo... Ecco, questo qui era il flashback. Da capo si ritorna al personaggio stupido. Cosa stai facendo? Cambio la rotazione della Terra ruotando in senso contrario. Un coglione, cioè... Sì, vabbè, per fortuna che il padre di Tsubaki... io credo che Tsubaki abbia preso il suo essere una santa da suo padre. E a parte che finalmente un padre non disfunzionale in uno shonen è un miracolo, che il padre di Tsubaki è uno dei padri, non so, più bravi che abbia mai visto in uno shonen, è un patato come lei, e dice ah vabbè, cioè lui la butta tipo sulla vabbè, sono ragazzi, mi sta simpatico, vieni a casa, non fare... Beh, che pure Spirit è un bravissimo padre, solo che è pervertito, però è un bravissimo padre. Sì, ma tecnicamente anche Shinigami è un buon padre. Cioè, sì. Anche qua che a una certa dice non sei orgoglioso quando i tuoi figli raggiungono dei traguardi, che lo dice in una parte... È bellissima sta cosa. E, tra l'altro, comunque, ragazzi, il padre di Tsubaki, credo in due parole, ma dà benissimo la sensazione di c'è stato un lutto in famiglia, tu hai ucciso tuo fratello, perché cioè, insomma, c'è questo elefante nella stanza, tu hai ucciso tuo fratello, era un po' diventato un po' pazzo. Okay. era un po' il disonore della famiglia, non ne parlavamo a Natale. No, esatto, cioè, però appunto te la dilegua la cosa in poco, ma fatta bene. Cioè... Ma sai, qui me si vede che è giapponese, perché nel senso è tutta quell'impostazione, ok che Soul Eater si rifà a diverse culture, però per l'appunto si vede che Tsubaki con Black Star sono quel ramo territoriale là. Quindi il padre super giapponese, tuo fratello sai com'è, criminale... Stava cercando di diventare un Kishin. Però vabbè, abbiamo fatto i riti funebri, torniamoci a divertire. Non parliamone più. È una roba del genere, che ripeto, è seriamente giapponese, tranne... Ma per me è... il personaggio di Black Star è tutto giapponese, da tutti i punti di vista, e tutto il suo sviluppo qua è la cosa più giapponese che c'è in questi volumi. Cioè, a parte tutto il confronto con lo spirito cervo... che è stupendo e che è molto animistico, molto orientale. Vi dico, non ho preso tavole di quelle parti semplicemente perché erano tematicamente molto fighe, però a discapito di altre non avevano particolari intuizioni registiche, particolari intuizioni esatto, ma secondo me perché lì ti serviva il dialogo, cioè lì ti servivano proprio i balloon di dialogo tra Black Star e il cervo, per poi arrivare al combattimento con Mifune, che invece, per fortuna, a loro due che parlano relativamente poco, e invece predilige l'aspetto grafico e poi ha una chiarezza nei movimenti, quel combattimento. Cioè lui gestisce il movimento di 78 spade e tu riesci a capire perfettamente quale spada sta dove, quale spada fa cosa. È incredibile. Che poi tra le altre cose... Ma ha un'organizzazione stilistica perfetta. Cioè, quanto è figo vedere come tu hai avuto già lo scontro fra Mifune e Black Star all'inizio del manga, e anche dopo, e rispetto a questo attuale, questo li batte in una maniera incredibile, perché si vede che Okubo è evoluto nel tempo. Cioè, è sempre lui,
mano è la sua, tutto quanto è il suo, però ha capito cosa fa, come fare le cose meglio, come rendere tutto più chiaro, come renderlo più intrigante. Ah, fra parentesi, questa data l'ho presa... È un discorso di transizioni, cioè sono proprio le transizioni che usa da vignetta a vignetta che sono diverse da quelle che usa all'inizio, e infatti... riesce, sì, a Kubo si è voluto come Blackstar, esatto, sì. Riesce a farti capire molto meglio sì. Tutti i movimenti nonostante siano più complessi. Vabbè, tematicamente bene o male è il confronto tra un ninja magico e un samurai magico su sti discorsi dell'onore, della via del guerriero, sì. Che devo uccidere, che non devo uccidere, che alla fine, sì, lui uccide Mifune, ma è più o meno una cosa... quasi non voluta, molto basata sull'onore del più guerriero. Che altro esatto, è molto sull'onore e sull'accettazione, cioè non è che loro lì si stanno sfidando e fa vabbè in amicizia, allora arriva la classica cosa da stretta in amicizia, adesso divento uno dei miei alleati, siamo amici, no loro proprio è un duello, ci eravamo ripromessi che ci saremmo sfidati, ma così. Infatti a capo è la roba molto giapponese, cioè Mifune è samurai, quindi hai perso, ciao hai perso, sei un samurai. Ciao. C'è già tanto che non fa sempre la morte di Mifune è incredibile, cioè il fatto che lui si dissolve perché è buono, quindi non lascia l'anima cattiva, è una persona buona, si dissolve in questi petali e io lì ero se non me l'aspettavo, perché dici magari quindi... lui con tutte le cose è un po' cattivo, lascerà l'anima da mangiare, la prende Black Star. No. Cioè, non ha raggiunto il picco di emotività che ho raggiunto con Crona, perché lì era veramente Crona tocca anche delle corde emotive molto particolari, cioè Mifune alla fine dei conti, per chi come noi legge manga, per chi si è giocato cazzo ne so Ghost of Tsushima l'anno scorso, cioè tutto sommato sono cose che abbiamo già visto, quindi per quanto è trattato bene non è che dici, ah cacchio, sono le emozioni che non ho mai provato, oppure è una cosa che mi è vicina. Cioè, nessuno di noi penso che vada in giro con una katana a trattare la via della spada. Quindi, non so voi. A me comunque devo fare domande scomode nel caso ad Angelo, quindi glielo chiederò. Angelo, dove pensi che sia finito Crona? Finita. Ah, vabbè, poi ho preso la tavola apposta su Crona perché era molto carina una cosa. Tra parentesi, io quest'unica qua l'ho presa per il semplice fatto che Black Star all'inizio, ovviamente inizia come ninja, eccetera, però paradossalmente non aveva l'arma più semplice che è il kunai. E io qui, mezzo e mezzo, considerando anche alcune tecniche che ho utilizzato, ci ho visto uno Kubo che ha visto... aspetta, ma fammi vedere nelle altre riviste che cazzo fanno i ninja. Esatto. Cazzo, ma c'è un manga che si chiama Naruto. Ah, cazzo, fanno la moltiplicazione superiore, c'hanno i kunai. Aspetta che prendo appunti. Perché c'è... Lo usa in modo diverso, ma da subito Black Star mi ha dato le Naruto vibes, ma è anche giusto, è un ninja magico, quindi sti cazzi. Sì, no, ma voglio dire, qui questa è la mia, non è una critica, cioè io adoro, per dire, sto pomeriggio c'è gente che Gachi Akuta, il nuovo manga che stanno facendo adesso al posto di Fire Force, c'è chi mi ha mandato una tavola che è sputata uno a uno con una tavola di My Hero Academia, ma io di ste cose sono soltanto contento, perché nel momento in cui un autore si guarda intorno, quindi non sta soltanto chiuso nel suo ufficio H24 a disegnare, ma dice oh, cioè anche a me piace leggere manga, o comunque quantomeno anche a me piace informarmi, e quindi prende da altre fonti e rielabora per ma fare non so se avete visto quello che ho messo sulla storia l'altra sera, c'è una tavola in Gachi Akuta che è paro paro a Bleach Cioè, ma perché non si sa niente fra l'altro del mangaka, non si sa assolutamente nulla del mangaka di Gachi Akuta, quindi si spera che con la celebrità esca qualcosa. Che era però, con le maschere che non si fa vedere, che non si fa sentire. Sicuro, conoscendo sicuro. Ormai però maschera, cavolo, questo qua... Sì, è una donna, si sa che è una donna, ma non, cioè, era assistente di Okubo, ma non si sa altro. Sì, non si sa altro, ragazzi, cioè, è questo il problema. Però questa ma spinge... Io sono in pari, alzo le mani. Tanto sono 12 capitoli, mi ci metterò anche io in pari a breve. Comunque, ecco, allora, avevo preso giusto questa tavola di Mifune proprio perché Angelo ha anticipato già tutto, ma d'altronde... Mifune che fa volare, cioè, ragazzi, le maree di spade, cioè è fottuto di testa. Qui apprezzo, considerando che ha voluto dare una certa importanza, che abbia spezzato, perché a un certo punto lo fa tutto quanto insieme, ok? Però l'inizio dello scontro dalla fine
gli spezza sostanzialmente fra volume 13 e volume 15. Sta cosa mi ha fatto abbastanza piacere perché si è preso i suoi tempi, ma nei tempi della narrazione ha creato qualcosa di coerente, cioè è uno scontro lungo, durante questo scontro è avvenuto altro, io ti mostro i momenti salienti e quando te li mostro te li faccio vedere comunque tutti di fila senza spezzare la narrazione in quel No, momento. per Ho preso questa perché non... banalmente Tanuki, donna carina. Not for me. Non dico nulla. No, io a me sono bastate le tavole del Tsubaki, che nonostante fosse non lewd, come per dire Blair nelle sue tavole più spirituali, io stavo comunque impazzendo perché Tsubaki è bellissimo. Allora, Comunque. adesso. Io ragazzi, ragazze, Martina, Angelo, voi le avevate già viste, avete visto che io ho preso proprio una, due, tre, cioè sto facendo tipo Berlusconi, tutte e tre di fila le tavole di Ox. Vogliamo... vabbè, no, no, che Questa cosa è cacchio. molto giapponese. Allora, oh, Io vabbè, vorrei dire che lasciamo questa tavola, OBS... ragazzi, va bene. Scusa, oggi non è serata, OBS ha deciso di no, ok, va bene OBS. Ma va tranquilla. Dice, si svolge lungo due volumi, non tre. Io li ho letti tutti assieme, quindi per me sono tipo, sono un po' un Olina, sì. unicum. Beh, Forse sì, considera, forse due. tecnicamente inizia anche con l'ultimo capitolo del 12, cioè diciamo due e mezzo se uno vuole essere proprio Sì, preciso. dipende un po' come lo spezzetti. Allora, No, comunque le Ox. tavole di Ox, che io vi avevo un pochino anticipato prima, che personaggio, è perché fino a prima tu Ox, anche quando ti fanno le gag che ritorna Excalibur e ci sono lui e l'altro che vanno, tu Ox lo prendi letteralmente per un rompicoglioni, cioè proprio fuori dai Sì, denti. Questo qui il all'inizio è un compagno personaggio che tu precisino dici rompicazzo che... è... E quello che eviteresti come la peste, invece qua ti fanno un approfondimento assurdo, oltre al fatto che adesso mi sfugge il nome che sto impazzendo, ci sto pensando da prima, la sua arma, Non me la ricordo manco quando io. loro quando loro si cambiano, cioè tu dici, ma chi è quel bonazzo lì alla sua arma? Hai avuto il momento di... Cosa? Posso dire che la sua arma mi ricorda il tizio Shikamaru? cieco di Bleach, Ah, Togo. Tetosen. A No, me mi ha ricordo ricordato anche un po' Shikamaru. Togo. Sì, sicuro, sicuro, ho fatto un'imputazione. Un po' ciclope. E No, allora, comunque, Ox... in scena, Ox, fra l'altro, è il primo che cerca di avere la fiducia che è completamente stata azzerata. Perché, cioè, non ne abbiamo parlato in live, ma per chi ci segue lo sapranno così. Non ce la posso fare con i nomi stasera. Vabbè, la ragazza, che è in realtà una strega, lei se ne va dopo di sua spontanea volontà perché non sa più dove deve stare, non sa più quale sia il suo posto. E quindi, cioè, ha completamente la fiducia azzerata, sia da una parte che dall'altra, perché lei già prima odiava le streghe, però in quel momento lì è l'unico posto che può avere. Sì, Quindi Ox fa esatto, un... e qui si torna a quello che diceva Angelo, forse, non lo sappiamo, giusto Marti? Cioè, noi non Cioè, sono le sappiamo. conseguenze del razzismo. Se tu ghettizzi e perseguiti in maniera brutale qualcosa, quel qualcosa, anche quando non colpevole di nulla, tenderà a stare sulla difensiva. Infatti, la sensei si incazza come una iena perché dice alle guardie: siete stati degli idioti, dovevamo avere un approccio diverso, adesso l'avete fatta scappare. E poi lei si fa tutte le paranoie dove vede che tutti la odiano, compresa Ox, che invece riesce a. E invece Carino, Ox... tra l'altro, Sta cosa ecco, a me è delle... piaciuto questo perché Okubo comunque ti mette la cosa della storia d'amore, ti ha messo anche la storia dell'amore maturo comunque fra BJ e Mary, Maria. sì, Sì, a me serve. fra Mary Stevens. e appunto l'altro personaggio. Questa cosa che loro non hanno mai risolto il loro rapporto è bellissima perché Sì. rende anche la morte di questo qui che c'è per mezzo capitolo praticamente. È molto più profondo come personaggio. È il valore, perché sostanzialmente se lui se ne fosse andato avendo risolto tutto, alla fine dei conti a noi lettori non sarebbe rimasto. Invece lui se ne va con un conto in sospeso e lascia un conto in sospeso anche per gli altri. Ed è figa sta Sì. cosa, perché appunto crea
una specie di scopo, crea un motore che tecnicamente non si può mai spegnere perché lui ormai è morto, quindi non è che ci puoi riportarlo in vita a risolvere le cose. È andata ed è molto figa questa cosa, funziona molto bene. Invece, scusatemi, io qui, cioè, ripeto, io queste tre le ho messe, cioè. Sono belle, no, no, sì. Io da Ah, persona questa che non si cosa sta affatto apri stempiando, come. non ho sofferto per lui, per niente. Questa cosa parte come molto giapponese, cioè questo è il modo in cui vivo la mia vita, non cambierò mai il modo in cui vivo la mia vita, questo è il mio nindo, che poi alla fine nasce da quel tipo di cultura, no? Il modo in cui vivo la vita è questo, è bla bla bla. Ed è un po', secondo me, una mezza freccia al lettore giapponese, vittima di questa cultura del quello è il tuo modo di vivere, colui che simbolicamente, letteralmente, spezza le due cose che addirittura danno forma alla tua anima. A livello comunicativo e visivo è stupenda questa cosa, perché ti fa vedere che le punte danno forma alla tua anima e lui le rompe, quasi andando oltre, cioè andando oltre il suo modo di vivere la vita pur di salvare una persona. Quindi per me è un bel messaggio che, come al solito, Kubo veicola più con le immagini che con le parole, che poi anche quello che mi piace è molto, perché arriva molto più efficacemente. Cioè l'aggiungere il fatto che le punte stanno sulla sua forma di anima non è casuale, ti No, sta no, no, ma dicendo qualcosa, cioè, lui fin dall'inizio te quindi l'ha detto, le anime, fantastico. quando tu le vedi, rappresentano quello che sei. Quindi, di conseguenza, il Comunque, mondo di Soul Eater, paradossalmente in questo, per chi può vedere le anime, fra molte parentesi dovrebbe essere semplificato, perché tu dovresti vedere l'anima. se evidenziate tipo gli ultimi due commenti, sono veramente interessanti. Infatti, mi ero un attimo incantata Questione di capelli nel leggerli. che E però sì, è femminile, hai esatto. ragione. Sì. Cioè, a me viene in mente, ad esempio, la scena di Sakura in Naruto che si taglia i capelli, Sì. cioè che. Oltre a essere una scena mal costruita perché poteva colpire la tipa che le stava alle spalle, però lei decide di tagliarsi i capelli. Però, oltre, Vabbè, escludendo queste cose che potremmo un attimo metterci qui a discutere, è veramente femminile, lo è sempre stato. no. Per dire, in Ha Giappone ci sono ragione. gli studenti che si fanno i capelli, per citare un manga che al momento ci piace tantissimo, Tokyo Revengers. Teoricamente il fatto che loro si debbano ossigenare i capelli per andare in ribellione alle È regole per della non chiamare scuola e alle regole della l'ambulanza o la società. polizia. È quello che non fa prendere campo al telefono quando succede. È peggio del 5G, i capelli ossigenati bloccano il segnale. Però sì, cioè per l'appunto, qui la sua anima è fatta con i fulmini, è fatta con le colonne, perché per il specifico tu le chiamate punte, ma quelle sono le colonne di Ox, sono le colonne. Colonne. Dio santo, tralasciando il fatto che tra l'altro quanto cazzo di gel ci devi aver messo, perché per spezzarle, Tra cioè, l'altro, io non so, ragazzi, cioè. A lui aveva già ricevuto in precedenza, come dire, una menomazione nei suoi capelli, ma era passato in secondo piano perché sì. faceva ridere. E questa è stata una delle sorelle, mi sembra Patty, quando c'è l'esame che gli leva il pelo in testa. E poi bellino che dopo torna ad avere le punte, ma comunque il resto dei capelli sulla testa e Sì. cambia un po' il colore perché cambia la retinatura che gli dà. Sì, Quindi sì. è molto bellina questa cosa, come alla fine lui riesca a trovare una media, no? Mantenendo quello che è, senza alterarlo, ma senza esagerarlo e portarlo all'estremo, no? Ma però Che non secondo possiamo me riprende mettere da quello niente queste immagini. Allora, Fra. fondamentalmente io ho preso questa immagine per diversi motivi. Allora, qui manca tutta la parte precedente, che è lo scontro fra Kid, lui, quindi Mosquito, e il lupo, Wolf Wolf. Se si ricorda il lupo. Onestamente niente di No, che è Future. No, non è quello, nulla di che. Banalmente, vabbè, mi è piaciuta semplicemente la costruzione degli incidenti. Cioè, il punto è, teoricamente, quando tu hai dei personaggi, li fai funzionare, quindi fai un piano. Il personaggio, come faccio a creare una situazione di stallo? Creo dei nemici che sono abbastanza bravi, forti, svegli o quel che sia per risolvere il tutto. Creo degli incidenti. Come lo fai? Crei un incidente con Kid che non riesce ad andare in certe zone perché, ma io ho la fissa che devo andare questa parte. E invece metti Wolf Wolf che, ma siamo alla torre 8? No, sei alla torre. No, siamo alla torre 2? No, sei alla torre 8. Come? sì, lui è, Coinvolto. io mi sono rivisto in lui perché sono fatto così, cioè,
la 1 era qua, la 2 era qua, la 8 era là, cioè lui è riuscito ad andare a sinistra quando doveva andare giù, e sono io, cioè sono io che anche con Maps riesco a perdermi, quindi va bene. No, allora, poi ci sta, perché te l'hanno detto fin dall'inizio che lui con le direzioni non è bravo, ed è stupido. No, esatto. No, ma ste scene sono quelle che ti, come dire, ti alleggeriscono quello che sta succedendo, perché qui noi abbiamo messo questa di Mosquito. Per me quella di Mosquito, la prima volta che l'ho letta, cioè io avevo la pelle d'oca, perché? Perché io non vedevo l'ora di vedere Mosquito nella sua vera forma, perché non poteva essere questo, quello stereotipo scarabocchiato che sembra appunto una zanzara. E ero curiosissima. Quindi quando lui ti dice, ma questi sono soltanto i miei primi, cioè il mio primo centinaio d'anni, questo, facciamo 900, te vedi questo e fai, ah, ho capito. Tra l'altro, cioè, questa cosa è stupenda, cioè lui parte, è palesemente un Dracula, però non ti vuole andare con lo stereotipo, quindi sì, te pista col nome, Mosquito Mosca, torna indietro, Dracula. Sì, e fra l'altro, cioè, io fossi stata Kid in quel momento, che fra l'altro fanno vedere un'azione del genere in Kid, cioè lo stesso Kid che papà è Shinigami, cioè non è che lo stesso Kid fa, c'è un problema, cioè, questo nuovo sì, della serie Castlevania effettivamente, no. I giochi di Castlevania sono parecchio precedenti a ma l'intero castello, che ti chiamano anche tipo Baba Yaga alle volte, così però è una situazione a Castlevania, dai. Sì, dai, c'è da dire, secondo me qui è molto più classico, cioè alla fine dei conti vestito nero, come non ricordo, sì, Babbano, veloce e forte, si scompone più praticamente, sì, sì. Dracula Untold mi ha fatto bene, sì. Allora, io queste tavole però adesso ho preso numerose tavole, ok, tralasciando questa l'ho presa semplicemente da capo per il modo figo di gestire la griglia, cioè fondamentalmente prima vignetta, ovviamente primo piano, vabbè, questo è piano americano su di loro, vignetta seguente te la sfuma, perché per l'appunto in quella dopo ti ha praticamente tranciato il personaggio, cioè è come se letteralmente la coscienza di Wolf sparisce per un attimo e quindi anche la vignetta viene tagliata. Le seguenti però le ho prese, questa cosa ne abbiamo parlato anche con Martina e Angelo in privato, e non siamo letteralmente riusciti a trovare una soluzione. Poi adesso io vi faccio vedere la carrellata. Man mano che andiamo avanti, state vedendo che la pagina è le proporzioni pagina vignette? Io vado, sì. Cioè, la proporzione è totalmente assurda. Sì. Non ha senso. Cioè, a differenza di quello che diceva Angelo con le tavole prima, ad esempio quella totalmente nera, quelle non sono, fra molte parentesi, un risparmio di tempo, perché da capo ci devi aver pensato, hai perso tempo a immaginarti come tagliare la griglia in maniera caotica sopra e poi disegnare le quattro vignette sotto. Questa parte qui, queste vignette qui, che vengono tutte dal volume 13-14, sono strane e noi non siamo riusciti a ritrovare notizie dell'epoca su malattia di Okubo, problemi editoriali. No. Cioè, letteralmente, in questi volumi... L'unica che mi viene in mente è che a livello di lettura, torna un pelo indietro, sì. Vabbè, queste qua pure sono un po' strane, mi danno la sensazione di essere, a livello di lettura, siccome sono piccole, rettangolari e sparse, quindi non hai delle transizioni lineari, ma hai un occhio che vaga nello spazio e sono i dialoghi che ti danno il senso, mi sembra come se fossero dei flash, tipo fum, fum, fum. Sì, come se, come se fossero, cioè come se ci fosse caos e quindi ti dovesse esprimere quel caos con spacco la griglia, la libero del tutto, sì, però sequenziato, perché sono tutte rettangolari, tutte ordinate, quindi come se fosse proprio quasi un battere il tempo, no? Cioè dirti da qua boom, boom, boom. Questa è la sensazione che mi ha dato a me leggendo, anche come ritmo, bam bam bam, cioè così. Però questa è una delle costruzioni che un po' mi hanno lasciato così, per questo dico che in generale questo combattimento non è, secondo me, quello come vi dicevo già un po' di tempo fa, era per la frenesia, cioè vai tutto a scatti e quindi per dare frenesia alla cosa tu devi dare delle immagini, qualcosa però di momentaneo. Però c'è da dire, cioè, è una cosa che eventualmente può aver pensato all'epoca ma poi abbandonato, perché non è un particolare spoiler dirlo, cioè, poi, ma d'altronde già dal 15 con tutto che c'è follia eccetera, torna
ha un utilizzo della gabbia più simile a quello che c'era prima. No, preferisco perché non mi ha fatto impazzire quest'uso. L'unica cioè, cosa, per quanto ci sono delle cose carine, per dire, questa tavola che ho preso di Shot, no? L'ho presa da un lato perché, a mio avviso, rappresenta molto bene questo strano uso dello spazio, perché paradossalmente ti lascia questi spazi bianchi quando il disegno che hai fatto è uno solo, però contestualmente verticalizza. Cioè, il fatto che abbia stretto mi dà l'idea di tutti i colpi sparati. Che rimbalzano. Esatto. Però ecco, cioè, quindi c'è un'idea dietro. Non è che sembra una cosa stupida, è che sembra un'idea anche figa, ma che non ha ottenuto il risultato magari che sperava. Sì. La classica cosa è che magari lui in testa l'aveva in un modo e poi su carta non è uscita proprio benissimo. Succede per quanto. Però vedi, aspetta, quella dove c'è Medusa, Marca e dove ci sono questi due, un attimo. Questa è fortissima. È proprio istante, è una frenzia. Questa con le marionette, questo utilizzo della griglia con le marionette funziona una meraviglia. Qui sì. Buonasera, Cap. Ciao. Ciao, caro. No, sì, qua con loro è fortissimo, ma perché è un attacco mentale, quindi ci sta che sovverti completamente la struttura, esatto. E hai quella cosa del... La cosa di Kid, interessante invece secondo me, è poi lo sviluppo che c'è dopo, perché, mo, non ci prendiamo in giro, quando Kid si risveglia, no? I cosini neri che escono dal suo braccio e si fanno riprendere al braccio non sono troppo diversi dalla roba che fa Medusa, onestamente. Sono i serpentelli di Medusa, solo che anziché essere serpentelli, alla fine hanno il simbolo dei Shinigami, ma visivamente sono identici, li ho pure ricontrollati, sono uguali. Sta usando la magia? Cioè, perché, allora, questo coso ha le linee che per di più c'è anche Eibon, il sommo Eibon, che poi non è Eibon, ma il sapere di Eibon, che ti dice: oh mio Dio, guarda, le sue linee sono incomplete, oh mio Dio, guarda, gli sta amplificando pure le dimensioni del cazzo, oh mio Dio, guarda, si sono unite le linee, oh mio Dio, come gli Evangelion ha fatto la corona di santificazione quando sta diventando fortissimo, e oh mio Dio, mi usi pure una cosa che sembra in tutto e per tutto magia, peraltro sei anche molto simile, anzi sei complementare a come si chiama, sei complementare al grande capo della follia, come cazzo si chiama? Kishin. Sei complementare al Kishin, perché il Kishin ha le punte sopra e sotto, e guarda caso dentro, in mezzo c'ha la banda che è proprio quella che Kid completa. Cioè, un po' di domande me le fai fare. Shinigami che la prima volta che lo si vede star male, perché lui si risveglia e il site gli fa: ma si è risvegliato Kid? Sì, però intanto lo vedi che sta male. Occupo. Noi non possiamo dirti niente, stiamo portando avanti live con un principio di non spoiler a te e non spoiler a chi ci segue. Cioè, noi oggi andiamo fino al volume 15. Dopo il manga non esiste fino al mese prossimo. Ecco. Raga, perché comunque è fottuta questa cosa. Io continuo a dire, poi abbiamo già visto che magia e weapon master, eccetera, possono coesistere. Sappiamo che peraltro questo concetto di weapon e master è anche un po' nato dalla magia, in particolar modo da Arachnofobia, quindi... Ora, tornando un attimino alla questione invece della marionetta, torniamo a Okubo che sbatte violentemente il cazzo sul tavolo con l'uso della griglia. Qui. Madonna. Da capo. Cioè, per questo io dico... Allora, è bello, facendo un volo pindarico, ok? Faccio un volo, adesso sicuramente finché la gente si lamenterà in chat, eccetera, eccetera. One Piece, adesso, Wano. Oda si è divertito a sperimentare cercando di rendere Wano una saga teatrale con la divisione in atti, ok? Sostanzialmente, sotto molti punti di vista, ha cercato di sperimentare. Ha cercato di fare una narrazione differente, non solo da se stesso, ma al solito nei manga. Perché difficilmente tu prendi, fai gli atti teatrali giapponesi del teatro Kabuki e li piazzi nel manga. Però diciamo che per dove siamo arrivati ha ampiamente fallito. E tra l'altro, cioè, ha proprio abbandonato l'esperimento per strada. Qua hai Okubo che t'ha fatto volume 13-14 con sperimentazione della griglia in una maniera incredibile, anche lui in parte fallendo, ma ha rimesso insieme i pezzi. Poco alla volta è tornato a come gestiva già fino al volume 12, metà 13,
anche se comunque dal 15 qualche cosa è cambiato, cioè non è restato proprio come prima, anche perché comunque considerando che era un mensile, cioè due volumi sono più di un anno, due volumi sono un sacco di tempo di pubblicazione. No, un anno e mezzo, mi sa, no, se sono 14-15 capitoli. Cioè, un anno e qualche cosa, quindi Okubo è andato avanti cambiando... Anche perché io non mi ricordo fra ogni quanto faceva uscire i capitoli lui. Non era regolarissimo. Esatto, perché infatti mi ricordo che ci fu questo confronto che lui è diventato regolarissimo con Fire Force, sì. Mentre in Soul Eater lui era molto incostante. Che poi paradossalmente ricordo... Fire Force settimanale ed era regolare, con Soul Eater che era mai mensile, no. Sì, ma infatti, cioè, secondo me perché poi qua lo si vede, cioè, dagli inizi che lo disse lo stesso Angelo quando ha iniziato, ma c'erano dei disegni così insulsi, non sembrava lui che disegnava, rispetto ad ora, cavolo che cambiamento, cioè lui secondo me ha usato proprio Soul Eater per evolversi, ci stava che facesse anche le pause. Sì, sì. Quindi per l'appunto arrivi qui da capo, hai tutta questa cosa di loro che sono diventati marionette, che si trascinano, questa cosa veramente da capo, quasi come tutti quei film di Burton, a me veramente questa roba mi ha ricordato tutto quel filotto di film, che è stupendo, e che letteralmente io non mi sarei aspettato dallo cubo dell'inizio, ma mi aspetto questo utilizzo della griglia proprio da quel passo che ha fatto quell'esperimento mezzo fallito nei periodi precedenti. Sì. Ah, a me è andato due cose. Il tratteggio di loro come marionette è proprio da, mi sa, proprio di manga horror. Sì. C'è quel pelino di influenza di Ito, non lo so, un pelino, ma proprio una spolverata. Sì, ma anche proprio quando fai i primi piani con loro marionette, per come tratteggia. Quella di prima invece ho notato una cosa bellissima, che è che quando è che la figura si duplica nella tavola di prima, quando le parole si ripetono. Cioè lui dice tre parole diverse, quando la parola si ripete con il comparativo che diventa quindi è di più, allora si sdoppia la figura. E questo, e questo tra l'altro a me ricorda 1, 2 e poi diventano 2 e poi 2, cioè perché sta ripetendo le parole e quindi si sdoppiano se la leggi diciamo alto basso. A me questo ricorda come costruzione quella che ha fatto Isayama in Attack on Titan per far vedere la cosa nel passato con i Mir, quando c'è la parte col fiore. Ah, è vero! Sì. È vero, quando pure lì aveva smontato tutto quanto. Ci sarebbe da fare il confronto, infatti. Non ce l'ho sotto mano, perché... No, non manco ricordo... io. No, sì, però... A livello di uso del tratteggio, questa tavola l'ho presa non tanto perché sono figa, ma perché da capo si ritorna al discorso del ti devo rappresentare due personaggi in uno stato mentale differente, quindi te li tratteggio e te li rappresento in maniera diversa. Sì. Hai Soul, che è disegnato per l'appunto come le marionette tutte tratteggiate, hai invece poi Arachne, che è questo blocco di inchiostro nero nettissimo che ti spacca la pagina. Cioè sembra quasi che faccia una vignetta a sé quel... Ma anche solo parte. La vignetta in cui c'è soltanto l'angolo della faccia di Arachne che guarda giù. Non ci impieghi niente a farlo, però è una genialata. No, è un'inquadratura che funziona, è perfetta. È veramente, veramente... E funziona perfetta. Anche perché manca il margine di sotto. Cioè, quelle due funzionano anche perché sono aperte e quindi ti dà ancora di più il senso di... dall'alto e dal basso, no? Anche funzionando dal punto di vista narrativo, perché tecnicamente uno avrebbe potuto tranquillamente invertire, quindi far vedere dall'alto verso il basso, fai vedere Arachne, unisci con quella di Soul che chiede aiuto. Invece è invertito le cose, perché c'è proprio paradossalmente una situazione di un rapporto di superiorità e inferiorità che è tutto sballato, che è tutto strano, e che poi per l'appunto dopo andrà totalmente a cambiare, cioè è veramente figo. Questa tavola invece l'ho presa unicamente, ve la mandai anche voi, io non ho capito l'ultima vignetta bianca, non l'ho francamente capita. A distanza di un mese, perché è almeno un mese fa ve la mandai, io quell'ultima vignetta non l'ho capita. C'era una transizione a un fronte diverso dopo? Sì, però tecnicamente non la fai così. No, allora, questa qua è di nuovo quella griglia smontata che non si capisce perché non è un attacco mentale, non è nulla. È di nuovo quel discorso lì che ha messo in... Secondo me sa proprio da film, queste... sai le pause ad effetto? Cioè c'è tutta la cosa ed è come se io ti lasciassi quasi il tempo di riflettere.
Sai, cioè, allora, dici, c'è tempo, zombie, a livello di grammatica, che osserva, sta in silenzio, e quindi esatto. Okay. Cioè, io lì non, mi stupisce, perché a livello di grammatica, se tu mi vuoi anche rappresentare il tempo, di solito quando tu vuoi farmi una transizione del genere, fai puoi fare anche una cosa del genere, però le stacchi, quindi fai un primo rettangolo più ampio, uno più stretto, finché fai un rettangolo piccolo, mi hai indicato un passaggio del tempo vuoto, paradossalmente. Ti dà il tempo di pensare, ti dà il ritmo di lettura. Quest'unico blocco bianco, non lo so, mi stunna rispetto al resto. Non l'ho mai... Unitamente, ripeto, la griglia totalmente smontata. Cioè, magari se fosse stata normale e poi avesse messo quello, l'avrei capito di più. Io la prendo tipo, cioè me la interpreto pausa d'effetto. Vabbè, dai, ci sta. Ci sta. Qui va bene, poi queste cose scendono un po' nella soggettività. Qua, ragazzi, questo lo chiedo ad Angelo. Angelo, ma qua le vibes di Kingdom Hearts? Aspetta, vediamo. Vabbè, questo è proprio, cioè, questo è Riku che usa la darkness quando fa quella cosa proprio di inizio 2000, che se la vedi ora un po' de cringe, che si solleva la benda. Però è bella. E poi tra l'altro, bella, Marvel, cioè, noi abbiamo letto anche Fire Force, no? Tipo con le ultime pagine che ti ricordi anche tu. Quanto capisci ormai, perché Okubo anche lì ha il suo stile ormai, riconosci quando vuole rappresentare qualche cosa. Quanto capisci quanto vuole fare sul serio quando fa queste pennellate come se stesse facendo una specie di quadro allora giapponese? Vabbè, allora... è dovuta. Secondo me se disegnava a mano qua le faceva proprio col pennello. Ma no, allora, dico una cosa. Ci sono delle ultime tavole in Fire Force in cui letteralmente c'eravamo io e Fra che eravamo lì. No, vabbè. No, queste tavole sono ti ricordi Blackstar? Queste tavole sono così. Era veramente però, un continuo. Cioè, raga, qua di nuovo la codifica visiva. Porca miseria, la pennellata d'inchiostro è strafiga artisticamente, ma porca la miseria, ti codifica in maniera precisa e puntuale che quella nuova forma di Blackstar con Tsubaki, che è una specie di ombra, ma che abbiamo visto essere anche tagliente, è fatta con la pennellata, quindi quella pennellata su Blackstar significa univocamente che sta usando quel potere, quindi comunque, è bello esteticamente, ma di nuovo ha un'utilità narrativa. Primo, il fatto che sia tutto così pennellato, come stanno dicendo anche in chat, sa molto di giapponese, con tanto di scritta la cosa, cioè, quindi te lo rimanda sempre. Altra cosa, io penso Blackstar best redemption arc di qualsiasi altra opera, cioè lui proprio che è quello che dici questo è un cretino, cosa vuoi mai che... cioè lui ti torna e fa bella raga, guardate, sì, poi alla chiusura quando sta nel letto che parla con Soul, che Soul gli fa cresci e subito dopo lui riflette e dice io penso di essere cresciuto, e c'è quella scena meravigliosa con le tende, dice lascia le tende aperte pure lì, No, ma è perfetto. Esatto. Mi aspetto che continui comunque a girare su se stesso per cambiare l'asse di rotazione terrestre, perché è un egocentrico della Madonna, però allora, che ascolta, io ti ho detto già tempo fa nelle altre live, tu devi tenerti presente la frase che Blackstar dice, io supererò i dèi, tu tienitela mente. Tienitela mente. Dove sono le tavole fighe dello scontro con Mifune? Che c'è quella sequenza di tre splash page che porca miseria, penso siano... No, Angelo, troppe splash page era un casino, quindi okay. le ultime che ho preso sono queste. Sono queste questa qui, questa splash page l'ho presa, però queste, da capo... codifica. Qui siccome ti sta rappresentando il sangue, che è differente da prima... Questo con la spugna, questo è andato con la... ha impregnato la spugna d'inchiostro e ha iniziato a spugnare le pagine. Oppure tipo spray o tipo pennello, non lo so. Io, fra guardami, ma questo scontro in Fire Force... cioè, sarebbe da fare una live in cui noi facciamo lo scontro di questo di Mifune con quello di... Arthur e un drago ipotetico. Sì, molto ipotetico. Molto. Cioè, vabbè.
Io sono impazzito. È palese che siano similissimi come scontri. Sì. Non qua. Cioè, questa è quella dopo mi hanno fatto impazzire, ma la splash con le tre vignette mi ha fatto urlare. Lì stavo urlando, perché il fatto è che spesso, nei manga specialmente, perché è più orientale questa cosa, quando hai il picco artistico, spesso si tende un po' a sacrificare l'azione, no? Cioè la leggibilità dell'azione. Per esempio, mi sta venendo in mente il Land of the Lustrous, che succede che quando hai le tavole meravigliose, perdi completamente il senso dell'azione. Qui no, cioè tu hai tre tavole di fila con questa roba che è fuori di testa e la terza è leggibilissima. Riesci a capire perfettamente che c'è il taglio, poi Mifune gira alle spalle e Kid con la spada fa quel movimento. Kid, scemo che sono, Blackstar con quella spada fa il movimento. Al di là poi del valore simbolico della stella bianca, no? Vabbè, anche poi al di là però fino a una certa, cioè sostanzialmente qui Okubo riesce a unire tutto. Unisce un'ottima regia, unisce un'ottima sceneggiatura dello scontro, unisce il senso, cioè non è soltanto bello da vedere, ha tutto un valore a posteriori anche. Cioè è fatto benissimo, veramente l'unico motivo per il quale ti puoi lamentare è se eventualmente ti sta sul culo qualche soluzione che ha scelto o se non ti piace, che ne so, il suo tratto, il suo modo di inchiostrare. Ma lì, veramente, bisogna domandare... E poi... Comunque volendo, no, se facendo uno zoom out, tutti gli scontri secondo me hanno questa tematica comune del modo di vivere, cioè Ox in un modo, Kim che è due cose e deve capire come metterle assieme, come mediarlo, quindi deve capire chi deve essere e trovare il suo modo di vivere essendo strega e Meister contemporaneamente. Blackstar che deve trovare il suo modo di vivere, la sua via del guerriero, il suo Bushido. Soul che deve e Maka che devono trovare l'equilibrio con la maledizione di Soul, le incertezze di uno e le incertezze dell'altro. Cioè tutti i combattimenti dei ragazzi mi sembra che in questi volumi seguano il filo comune del io ho un modo di vivere ma devo cambiare il mio modo di vivere in parte perché ho bisogno di crescere e perché altrimenti ma perché finalmente qua ti fa vedere nell'opera che devi crescere, che devi fare delle scelte, non è nel beccati il nuovo power up, guarda com'è cresciuto. Che poi questa cosa è quello che dicevamo all'inizio, cioè fin da subito Kubo te lo specifica, qui non è che devi diventare sgravo, anche perché Kid è già un dio, l'unico che vuole diventarlo è Black Star, ma lui già all'inizio è fisicamente enorme. Maka in realtà, siamo arrivati al volume 15, cioè fisicamente la stessa di prima, l'unica cosa che cambia sono la maturità e la maturità personale e la maturità dei rapporti. Cioè questo è il punto. Cambiano queste cose. Io ho avuto la pelle d'oro, ma... forte. Non so se hai preso delle tavole, ma quando Maka si siede al piano ho avuto la pelle d'oro. No, vabbè, che fanno non le ho prese per un determinato motivo che capirai nei prossimi mesi. Cioè è simbolicamente è di una cosa. Mi avvento fra un pochino. Il fatto di Soul, del fratello, della musica, di nuovo, la sua via, il suo modo di vivere era tracciato, lui ha trovato un nuovo modo di vivere, infatti Soul è un po' più maturo rispetto agli altri, anche perché ha già dovuto affrontare determinate cose. E poi apro e chiudo parentesi, quanto retcon non ci aveva mai pensato nella vita all'inizio di sta roba. No. Però torna, cioè il senso è questo, si vede che è retcon, ma non crea problemi, perché non ti va a... contraddire niente di quello che c'era prima, ti va ad approfondire un personaggio che però non ti aveva dato quelle info all'inizio. E fra l'altro qua ci fanno un'osservazione che mi dà un là. Fanno l'osservazione che adesso ragazzi hanno tutto loro due, adesso sono scesi in terra, sono proprio fighissimi, carichissimi. Ecco, questo è stato bellissimo di Okubo. Okubo ti mette all'inizio che devi avere 100 anime, poi ti mangi quella della strega e sei il signor... Bene, ma... Se siete arrivati come Angelo al 15, c'è una nuova minaccia. E questa nuova minaccia loro possono avere anche 200 anime e 3 di una strega mangiate. Fidatevi che è comunque un problema. Sì. Quindi a me è piaciuto questo, che proprio Kubo ti dice sì, però ci vuole di più. Esatto. Sì. Questa qui a proposito l'ho presa manco a farla apposta in paragone con Attack on Titan. Secondo me Angelo, ora che glielo dico, ci pensa subito. L'uso dell'onomatopea.
dici? E anziché avere un rambling, hai le onomatopee che ragneggiano per tutta la tavola. Sì, l'uso è... Sarebbe bello vedere un adattamento animato in cui lo fanno. No. Guarda, poi io promuovo quell'adattamento se lo fanno, io questa puntata la salto a pie pari. Questa ne abbiamo già parlata, andiamo avanti per favore. Di questa Andrew ne ha parlato all'inizio, si ritorna al discorso che Okubo, quanti stili vuoi? Sì. Aspetta che so... Vabbè, sì, qui riprende... Qua veramente sembra una pagina di un manga horror, dai. Giratevi un po' un manga di... È vero che Ito e Umez, altri hanno delle influenze che sono un po' più vecchie, eccetera. Sì. Però se uno si ferma solo sull'uso del tratteggio, togliendo retini, neri e cose così, c'è un po' quell'influenza, secondo me. Ma è tipo un condimento, ecco, non è un faccio come, è un condire, un dire... Prendiamo un po' di quel linguaggio, usiamolo, perché è un momento orrorifico, effettivamente sì, sì. Questo. Vabbè, mi viene in mente che fondamentalmente ormai da quando abbiamo aperto il canale, ma anche prima, c'è sempre stato detto, il buon fumettista fotte senza però darlo troppo a vedere, quindi... Come ora... dice Tarantino, devi saper rubare. Esatto. Ora, a proposito di Maka, andiamo in quella che è una delle... Allora, le final form del protagonista shonen ci sono sempre. Questa qui è shonenata classica, cioè il protagonista che ottiene la forma figa. Però ci sono le forme fighe fatte bene e le forme fighe fatte male. Questa è di una semplicità, un'eleganza. È bellissima. E sì. Si sposa magnificamente con quello che Maka è, con la sua storia come personaggio, con quello che deve rappresentare. Sì. Fondamentalmente, vabbè, torno a Crona, letteralmente erano le ultime cinque vignette. Sì. Vabbè, quello che stai dicendo, Crona non lo vedevamo da una vita, te lo mostra così, per di più anche qui, contrasto bianco-nero, Crona totalmente bianco, perfino con Ragnarok, che ha i dettagli, cioè le ombreggiature che però non prevalgono sul resto del corpo, cioè una rappresentazione tutta strana di Crona. Infatti poi la secondo me perché fanno noi sappiamo cosa succede dopo, cioè questa immagine sarebbe da mettere a confronto a Crona dopo, no, e comunque, come viene rappresentato. Ma qua voglio dire due cose: la prima è che secondo me per bilanciare i neri a destra e la spada in giù ti fa quello svolazzo nero a sinistra che è un'ombra random che però serve solo secondo me a bilanciare, a dare un po' di circolarità, no? Se no e per il resto quello che dicevo prima mentre Fra era crashato era che quella mano, cioè che Crona è innocente ma non sembra più adulta, e quella mano di Ragnarok sul culo mi turba profondamente, c'è qualcosa che proprio mi fa rabbrividire, perché mi sa proprio di possessione. Il fatto che Ragnarok sia tutto storto, tutto rotto in quel modo là, mi sa proprio di adesso ti offro alle mie mani, no? Tutto di Crona deve turbarti d'ora in poi. Non che prima non ti dovesse turbare, però. Sì. Ora qui arriviamo a Justin, la grande rivelazione, cioè in breve anno. Allora, la prima volta che lo vidi ci sono rimasta male, raga, cioè proprio ci sono rimasta male, cioè Justin ci rimasi male. Per quanto poi, per l'appunto, io qui ho preso non ho preso la tavola dell'inizio dello scontro, ho preso soltanto la tavola con Best Duo, fra parentesi, io prima o poi farò farò il cosplay di Stain. Chi vuole fare il cosplay di Mary me lo dica in privato, che si organizza per i comics. Però tutto il dialogo che c'è stato fra loro e Justin sulla questione che lui... Cioè ti rende narrativamente sensato e visivamente sensato il fatto che lui andasse con le cuffie. Cioè lui si isolava... Sì. Si era fissato religiosamente su qualche cosa, sì. E questa fissazione alla lunga poi ha portato a quel tipo di follia che lo ha reso succube alla follia del Kishin, a differenza degli altri. L'ho trovato molto figo e tra l'altro, col senno del poi, Martina mi confermerà, siccome noi abbiamo letto Fire Force, quindi sappiamo su che cosa gioca un attimino Okubo, evidentemente era un qualche cosa che gli girava per la testa. Vabbè, cioè, e rivedere adesso tutto Soul Eater così per me è bellissimo, non so cos'altro dire, ragazzi, cioè è veramente perfetto. Sì.
Questa tavola, vabbè, l'avevo detto all'inizio della live, calcio nelle palle, l'ho trovata molto Sì, divertente. il calcio nelle palle con quella faccia che fa Kim che sembra urlare madness da ogni poro. Sì. Non abbiamo parlato proprio di olandese volante, giustamente, che per me è un po' un punto basso di questi volumi. Lui ha una madness ancora diversa, effettivamente. Per dire, Fra è crashato di nuovo? No, okay. No. Sembra avere una tipo di follia ancora diversa, olandese volante. Anche lui ha a un certo punto quel tratteggio, quella cosa lì. Così perché mi è venuto in mente adesso. Vabbè, ma io ti ripeto, cioè quello che tu mi hai detto anche in privato, alla fine dei conti, sono convinto che anche chiunque si approcci sul suo leader come te in futuro, lui lì serve banalmente per creare anche lì equilibrio, comicità vera e propria e Sì. pure le ambulanze. Cioè, che serata, signori, che serata. Ambulanza perché ovviamente viene tritato talmente male che altro è un'ambulanza. Sì. Però Però quello che ci voglio sta dire, alla cioè, lui fine. serve lì perché c'è il clown. Bravo. Cioè, lì ti deve giustificare anche la roba della presenza del clown. Non te lo poteva Comunque, far spawnare a cazzo. cioè, in questi ultimi capitoli, che erano quelli del volume 15, cioè c'è letteralmente la festa dei plot twist. Cioè, questo allora si scopre chi aveva ucciso questo e dici, cioè, oh, cosa, wow, così. Non fai in tempo a riprenderti che arriva la vera identità di Eivon, che siamo tipo lì tutti e Sì. tutti Tra collegati, sei lì. l'altro. Eivon che letteralmente è un idiota, cioè perché, ok, vabbè. Tra l'altro, questa tavola l'ho Sì, presa perché poi. anche lì, per quanto Kubo sia molto fuori dagli schemi, qui è proprio classicamente, smaccatamente shonen anni 2000. Cioè, Sì. tavola di presentazione del gruppo di villain. Quando fino a quel momento tu avevi tutti i villain separati, singoli, quindi Aracne per cazzi suoi, Medusa per cazzi suoi, qui invece c'hai la boy band, perché è una fottuta boy band. E ci piace però. Sì, hai la boy band con quello che se l'è dormita dopo aver fatto una specie di trisom con le due sorelline. Che quindi è stato messo da parte per fortuna perché lo sopporto molto poco. Hai clown e poi hai personaggio nuovo che ovviamente viene interpellato a fine volume per darti il cliffhanger rozzo e dire: oh, Ovviamente. chi è questo? Non l'ho Oh. mai visto prima. Oh. Mentre Eivon, che poi si chiama Noah, è un nome che mi preoccupa perché quando un personaggio si chiama Noah mi viene in mente Dark e mi sento male. Quindi quando ho letto Noah ho fatto: oh, porca miseria, Boh, no, è boh. un pochino più Salvatore gentilmente, dell'umanità, un po' più Noah. figo. Non sappiamo chi sia, non sappiamo, Quindi niente, allora io direi, prima che crashi di nuovo Il il don del PC, mi promesso. scuso veramente col pubblico, poi farò delle scuse anche su Instagram, cioè io francamente, sto scherzando, è la prima volta che mi crasha per 3 volte in un'ora il PC. Cioè l'ho questo PC è vecchio, è vero, l'ho ricevuto però un annetto e mezzo fa, e francamente in un annetto e mezzo è la prima volta che mi crasha per 3 volte in 2 ore, meno di 2 ore anzi. Quindi ciccia, chiudiamo la live. Con Martina le restiamo, ovviamente, che ci vediamo da capo mese prossimo con la prossima live, che dovrebbe essere da volume 16 a volume, avevamo detto, 18-19. Sì, perché dopo entriamo un po' nel peso. Ma sì, cioè, Cioè. alla fine dei conti immagino che noi finiremo a luglio. Cioè, noi a luglio Sì. finiamo con queste live. Sì. Per Quindi dai, è pubblico, grazie per chi è rimasto me fino ad dopo adesso. potremmo tranquillamente attaccare con Fireforce, ma Vabbè, ma vedremo perché. Angelo, abbiamo già fatto delle organizzazioni, cioè noi arriveremo a luglio probabilmente a No, finire lo su so. leader, a meno che non ci trasciniamo fino ad agosto e magari facciamo un mese di pausa, ma poi ne parleremo per questioni nostre. Sicuramente dopo ci tratteremo, No. Martina è d'accordo, Soul Eater Not, e magari mischiamo, parliamo anche dell'anime di cui non abbiamo parlato. Perché comunque l'anime ha un finale filler, quindi può anche essere simpatico Sì, poi in vista trattarlo. magari che hanno annunciato la terza stagione di Fire Force più Esatto. avanti, si può Vediamo. fare. Esatto. E poi vabbè, poi vedremo. Poi vedremo. Ripeto, pubblico, grazie. Angelo, vuoi fare un raid a qualcuno? Almeno rendiamo questa serata meno disastrosa? Esatto, guarda, con tutti i crash non ero nella home, ma fammi vedere Vai, vai. chi ho Per il con resto, mentre te. tu cerchi, pubblico, ve lo dico, cioè io stasera faccio pulizia del PC, per quanto
ripeto, non capito. Ah, a me crasha il PC, lo so, però chi ci segue da ottobre dell'anno scorso, in tutte ste live mi sarà crashato una volta il PC. Questa è la prima volta in cui mi crasha, non una, non due, tre volte durante una live, quindi cercherò di capire. Esatto. Allora, vediamo un po'. Non trovo nessuno che conosciamo o che... E allora, vabbè, sti cazzi. Dai, queste cose vanno organizzate prima, dobbiamo ricordarci per la live di giovedì. Sì, stavo un po' guardando cosa c'era in giro, ma Twitch mi consiglia canali che parlano di... Vabbè, sti cazzi. Ce la prepariamo prima la prossima volta. Ricordiamocene, perché dobbiamo ricordarcene, altrimenti non cresceremo mai. Pubblico, grazie mille. Buona serata. Ragazzi, grazie di tutto. Buona serata.